Buonasera, mi scuso per il piccolo ritardo, comunque 5 minuti abbiamo fatto tutto anche grazie ai potenti strumenti messi a disposizione dall'amico Piero Callegari. Allora vi ringrazio che avete partecipato a questa serata, è una giornata certamente non favorevole per uscire, quindi mi fa doppiamente piacere di vedervi qui abbastanza numerosi. Allora, intanto cominciamo un ragionamento. Questo incontro è il primo di una serie di due, perché lunedì prossimo il programma di Piero prevede che parliamo di un altro importante congresso, o meglio di un'importante conferenza, che è quella di Parigi, Versailles, poco più di 100 anni dopo del congresso di Vienna. Perché questo? Perché sono due momenti molto importanti nella storia d'Europa. Sono importanti perché danno un'immagine di quello che è la volontà di creare un assetto nuovo in Europa dopo una situazione di pesantissimi conflitti. Perché? Perché il congresso di Vienna, sapete che rappresenta il punto nel quale le potenze europee che hanno battuto Napoleone, che hanno sconfitto Napoleone, cercano di dare un assetto all'Europa in modo tale da poter confermare quelli che sono stati i trattati di pace che sono stati siglati l'anno prima, nel 1814, a Parigi, per quanto riguarda la fine delle guerre napoleoniche, anche se dopo ci sarà. Ne vedremo con calma, ci sarà anche qualche appendice. 1814, dicevamo, il 31 marzo ci sono c'è l'occupazione di Parigi da parte delle forze della Sesta Coalizione, quella che ha battuto Napoleone. Al termine di quella che è stata la disastrosa campagna di Russia e poi la famosa battaglia delle nazioni di Lipsia, che aveva praticamente dissolto l'esercito di Napoleone, il quale non è più riuscito a fermare il contrattacco delle altre nazioni europee: Austria, Russia, Prussia, la Svezia e l'Inghilterra, che si erano coalizzate appunto ed erano riuscite ad andare a Parigi e a fare in modo che Napoleone si dimettesse. Allora, il congresso di Vienna, dicevamo, il congresso di Vienna quell'elemento, come dicevamo, che cambia la posizione dell'Europa, la forma dell'Europa. Vediamo da questa diapositiva che com'era l'Europa nel 1792. Un'Europa che era divisa in molti stati, ma soprattutto aveva questo elemento centrale che era il Sacro Romano Impero della Nazione Germanica. Sacro Romano Impero che praticamente comprendeva, era sotto gli Asburgo, e comprendeva una grossa fetta dell'Europa centrale. Poi c'era la Francia rivoluzionaria in questo periodo, e poi ovviamente i vari imperi, l'impero russo, eccetera. C'era l'età degli imperi, l'età nella quale i vari stati erano usciti con un periodo sostanzialmente di pace prima della rivoluzione francese e dell'arrivo di Napoleone, ed erano riusciti a mantenere per un certo periodo di tempo, dopo le guerre di successione, un periodo di relativa tranquillità. Che cosa succede? Succede che questo assetto è un assetto che poi ha una sua, passando alla situazione nazionale italiana, ha una sua conformazione appunto quello che vedete più in piccolo, cioè i vari stati che sono, in cui appunto l'Italia è divisa, il regno di Napoli e della Sicilia a sud, poi venendo su lo Stato della Chiesa, il Granducato di Toscana, i ducati della zona degli Emiliani, poi lo Stato di Savoia, la Lombardia che era austriaca e ancora la Repubblica di Venezia che comprendeva anche Bergamo e Brescia. Quindi una situazione, una situazione che era rimasta sostanzialmente, diciamo così, congelata fino al 1792 e gli anni successivi. Con l'arrivo di Napoleone, cosa succede? Succede che nel giro di
di una quindicina d'anni, l'Europa cambia, cambia completamente il suo assetto. Se vedete, nel 1812, al momento della massima espansione napoleonica, abbiamo, se vedete la diapositiva, spero che si veda bene, si vede che quello che è bordato di rosso sono gli stati che sono stati conquistati o sono vassalli di Napoleone. Quindi perché Napoleone che cosa faceva? Piazzava i propri parenti alla guida dei vari stati, praticamente era, comandava tutto lui, però aveva questi stati vassalli. Ovviamente questo capite che come era cambiata la cartina d'Europa. Abbiamo visto nel giro di vent'anni, di meno di vent'anni, la situazione si era completamente rovesciata. E la stessa cosa la vediamo anche in Italia, ho fatto un piccolo malanno, vediamo se riesco a tornare indietro. La situazione si vede in Italia, che era praticamente divisa, se escludiamo le due isole, il Regno di Sardegna e il Regno di Sicilia, Sardegna ai Savoia e il Regno di Sicilia dove si erano rifugiati i Borboni di Napoli, divisa praticamente in tre parti: una parte che era all'interno già dell'impero francese, una parte che è quella praticamente nord-ovest dell'Italia. La parte nord-est, chiamiamola così, era come cosiddetto Regno d'Italia, che era un regno vassallo di Napoleone, guidato da Eugenio Guarnier, che era il figlio di Giuseppina, moglie di Napoleone, vice re d'Italia, uno degli stati vassalli della Francia, e a sud c'era il Regno di Napoli, che era governato prima da Giuseppe Bonaparte, uno dei fratelli, poi dal 1808, da Gioacchino Murat, che aveva sposato la sorella di Napoleone e quindi era uno dei marescialli dell'impero francese, e che aveva appunto sposato la sorella di Napoleone e che aveva avuto in gestione appunto questo il regno di Napoli. 1814, adesso sono andato indietro, ho fatto un po' di malanno ancora. 1814, abbiamo detto che le truppe della coalizione arrivano a Parigi e costringono Napoleone all'abdicazione. Adesso non entriamo nel dettaglio di questo aspetto, perché lui aveva abdicato a favore della moglie, della reggenza della moglie, del figlio, però insomma era stato costretto sostanzialmente ad abbandonare Parigi ed era stato confinato tra virgolette nell'isola d'Elba, dove era stato considerato come imperatore, ma certamente dal punto di vista dell'espansione territoriale l'isola d'Elba era ben poca cosa rispetto a tutto quello che Napoleone aveva conquistato, abbiamo visto, fino a due anni prima. Quindi la stella di Napoleone sta tramontando questa isoletta nella quale, bisogna dire la verità, le potenze vincitrici non tutte erano d'accordo di spedirlo, perché Napoleone può essere pericoloso ancora, e quindi per la pace in Europa, e quindi sarebbe meglio quasi quasi mandarlo a Sant'Elena, cioè ci avevano già pensato prima. In realtà è stato lo zar, il quale, Alessandro I, il quale è stato colui che alla fine aveva sconfitto in maniera determinante Napoleone, il quale ha detto no, tutto sommato può stare anche qui, non c'è bisogno di mandarlo a Sant'Elena, insomma si era dimostrato piuttosto benvolente nei confronti di Napoleone. Questo che cosa comportava? Comportava comunque il fatto che Napoleone fosse sottoposto ad una particolare attenzione, soprattutto degli inglesi, i quali dovevano sorvegliare che Napoleone se ne stesse di buono o buono. E inizialmente sembrava proprio che ci volesse stare. Che cosa fanno le potenze alleate? Una volta detto che Napoleone andrà a finire all'isola d'Elba, pensano a quello che è il nuovo assetto dell'Europa. Perché? Perché ci si è accorti che l'assetto precedente dell'Europa è un assetto abbastanza debole, e ci si rende conto dell'opportunità che le potenze siano messe in grado di gestire quelle che sono le necessità
dei vari stati, dei singoli stati, e soprattutto si creino delle condizioni affinché non ci sia una grande potenza che sopravanza o cerca di attaccare, cerca di sopravanzare, cerca di superare le altre con delle, con una politica che adesso noi chiameremo imperialista, cioè nel senso una politica che, di espansione come quella che aveva fatto la Francia. E allora inizialmente allora, con la Francia si è, come abbiamo detto prima, si è firmato nel maggio, nel maggio del 1814, si è firmato un trattato di pace, che è un trattato di pace che determina che la Francia sostanzialmente andrà a ridursi nelle frontiere del 1792. E quindi per quello la cosa sarà tranquilla, non ci saranno più in giro, non ci sarà più in giro Napoleone, ma chi riprenderà il suo posto sarà Luigi XVIII, che era il fratello minore di Luigi XVI, che era stato ghigliottinato insieme a Maria Antonietta dai rivoluzionari francesi. Che cosa succede? Quindi la prima idea è quella: troviamoci e vediamo di combinare qualche cosa, cioè di metterci insieme e di cercare di capire come riusciamo a sistemare questa Europa. Il grande architetto di questa situazione si chiama Clemens von Metternich, ma non è il solo, dopo vedremo perché. Clemens von Metternich è colui il quale fa in modo che intanto la città di Vienna sia scelta come punto di riferimento, come, diciamo, come centro di questo grande congresso che dovrà convogliare tutti gli stati europei, attenzione, tutti gli stati europei, a concordare il nuovo assetto dell'Europa. E quindi che cosa fa? Quindi diventa l'uomo chiave, perché? Perché qualcuno diceva: ma meglio i prussiani, dicevano facciamolo a Berlino, perché era una questione di prestigio naturalmente. Dall'altra parte c'erano gli inglesi che dicevano: ma tutto sommato anche si può fare a Londra. Tant'è vero che c'era stato un incontro preliminare a Londra, praticamente nel mese di luglio, sì, il quale questo incontro, diciamo così, di Londra era stato un incontro preliminare nel quale si doveva cercare di trovare comunque un accordo preventivo per arrivare tra le grandissime potenze, cioè le potenze vincitrici, per arrivare poi al tavolo di Vienna con una, già con un'idea di quello che sarebbe successo. E era un problema non da poco. Perché effettivamente ognuna di queste potenze aveva delle mire, aveva degli interessi, aveva comunque, diceva, ma noi dobbiamo essere risarcite anche in un certo senso dello sforzo che abbiamo fatto. E il primo che si sentiva in questo modo, in questo senso, era lo zar di Russia, il quale ha detto: io sono stato quello che tutto sommato ha fermato Napoleone. Quindi diceva, una delle grandi idee appunto della Russia è sempre stata quella di espandersi verso Occidente e di espandersi verso Sud a spese dell'impero ottomano, che era in grosse difficoltà. Comunque, parliamo un attimo di Metternich. Metternich, ne abbiamo parlato ancora in un altro di questi incontri che abbiamo fatto a suo tempo. Metternich era un nobile renano, il quale aveva fatto una carriera diplomatica molto importante. Già era stato favorito dal fatto di aver sposato Eleonora von Kaunitz, che era figlia del cancelliere, del vecchio cancelliere austriaco Anton von Kaunitz, e aveva fatto questa carriera diplomatica, era stato a Dresda, a Berlino e poi anche in Francia, aveva conosciuto Napoleone Bonaparte, 1805-1806, aveva trattato con lui anche nel 1809, quando Napoleone era addirittura andato per la seconda volta a Vienna e aveva conquistato la città e aveva costretto l'imperatore Francesco I alla umiliante pace di Schönbrunn, umiliante pace perché praticamente aveva reso l'impero austriaco, l'impero asburgico, dopo averlo costretto a eliminare il Sacro Romano Impero, aveva costretto l'imperatore a una pace molto umiliante, come dicevo prima, a cedere diversi territori e soprattutto a diventare stato vassallo e stato tra l'altro in certo senso tributario, ecco, di Napoleone, che lo aveva lasciato sul trono. Perché? Perché Francesco I aveva una figlia che era Maria Luisa, e Maria Luisa era diventata uno degli obiettivi, diciamo, di Napoleone proprio per ragioni dinastiche, perché Napoleone è rivoluzionario, era diventato più despota degli altri sostanzialmente,
perché, perché voleva, dopo aver attaccato gli altri imperatori, gli altri regnanti, li aveva attaccati, e però voleva diventare come loro, voleva creare una propria dinastia, perché si sentiva il padrone dell'Europa e voleva appunto creare una dinastia, non tanto con i fratelli o con i parenti, ma soprattutto con un figlio, e quindi doveva entrare anche lui nel novero delle grandi dinastie, e la strada migliore per lui era stata quella di sposare chi? Sposare appunto Maria Luisa d'Austria. Il principe Metternich aveva capito perfettamente qual era il vantaggio dell'Austria in questo modo, perché poteva essere spazzata via, ma con questo matrimonio invece avrebbe rinsaldato probabilmente gli accordi e le possibilità che c'erano appunto tra l'Austria e la Francia, di fare in modo che praticamente l'Austria non fosse invasa e fosse praticamente annientata da Napoleone, il quale diventava il suocero, diventava il genero di Francesco I, l'imperatore d'Austria. E abbiamo parlato altre volte di tutto quanto era successo nel matrimonio. Entriamo però nella questione, diciamo, più propriamente politica. Siamo nel 1813, Napoleone è stato sconfitto in Russia e Metternich ha un colloquio molto forte, molto importante con Napoleone a Dresda il 26 giugno, nel quale dice: guardate che se continuate con le guerre, se continuate con questo, in questo modo, tutta l'Europa si libererà, voi in questo momento non avete scampo se non quello di trovare una pace che restringa quelle che sono le vostre ambizioni. In realtà Metternich aveva ragione, Napoleone non ne vuole sentire ragione, butta per terra il cappello, ci sono tante cose che gli dicono no, io sono ancora più forte e così via. In realtà la battaglia delle nazioni dimostra che Napoleone avrà torto, diciamo così, alla fine. E quindi capite che cosa? Si sta sgonfiando praticamente tutta la costruzione, tutto il castello che era stato costruito da Napoleone. Siamo nel 1813, quindi da questa cartina si può in qualche modo vedere come sono cambiate le cose, e soprattutto si vede nella prossima diapositiva, si vede come nel 1814 siano rientrati i legittimi sovrani, perché chi aveva governato i vari paesi prima di Napoleone ritorna, e allora dicevamo Luigi XVIII, lo vedete a sinistra che soccorre la Francia, un'allegoria, torna a Parigi naturalmente, e Francesco I viene festeggiato per il suo ritorno a Vienna e nei suoi pieni poteri. Dicevamo di Vienna, si apre a Vienna il congresso che è stato molto maltrattato nel nostro risorgimento, perché naturalmente aveva portato al fatto che l'Italia era entrata pienamente sotto diciamo così l'egemonia austriaca, e come altri paesi, dopo vedremo perché. E quindi diciamo l'Austria era diventata per il nostro risorgimento la grande nemica, come prima erano stati i nemici, gli invasori francesi, per gli italiani in un certo senso, e adesso i nemici sarebbero diventati successivamente gli austriaci. E anche se nel primo periodo abbiamo molte testimonianze in base alle quali la presenza austriaca non era mal tollerata in questi luoghi, a parte pochi diciamo così visionari che avevano un po' questa idea patriottica, avevano capito che anche l'Austria non sarebbe stata meglio della Francia, e quindi l'unica opzione sarebbe stata quella prima o poi di creare le condizioni per avere un'Italia unita e indipendente, ma per quel momento erano molto pochi, erano i carbonari, erano quelli che erano stati legati in un certo senso al Regno d'Italia. E soprattutto quelli che avevano capito che l'Italia si poteva unire, perché? Perché sotto Napoleone c'era una cosa importante, la unificazione amministrativa, cioè il fatto di essere stato francese o uno stato vassallo della Francia aveva portato comunque una unificazione amministrativa, e quindi aveva diminuito quelle che erano, almeno dal punto di vista organizzativo, le differenze che c'erano fra Stato e Stato. Non possiamo dimenticarci assolutamente che l'Italia era 1300 anni
che non era unita, perché l'ultima unità della penisola italiana risaliva addirittura all'invasione dei Longobardi. E quindi capite che tutti i campanilismi, i localismi, eccetera, nascevano proprio dalla nostra storia, dalla storia italiana, 1300 anni in cui c'erano le piccole signorie, i ducati e così via. Quindi c'era già un'idea separatista, no? Un'idea, diciamo così, di frammentazione, perché praticamente si combattevano tra comune e comune, tra città e città. Noi non abbiamo avuto in Italia lo stesso fenomeno, diciamo così, di avere una monarchia unica, come è stata in Francia, ad esempio, i Capetini, tutte quante le varie dinastie che si erano succedute, però su un territorio che sostanzialmente era, con variazioni dovute alle varie guerre del tempo, però era quello, un territorio francese, una capitale, i re incoronati e discorrendo. Noi non avevamo queste cose. Non c'era una dinastia, ad esempio, come quella che avevano avuto gli Asburgo, che erano state quelle di Asburgo, non si era creata una dinastia come quella che c'era in Russia, oppure quella che c'era in Inghilterra, la monarchia inglese c'è ancora adesso, quindi capite qual era il senso tradizionale di un collegamento strettissimo, di una corrispondenza più univoca, lo chiameremmo così, tra il territorio, il popolo di una determinata zona e i suoi regnanti, i regnanti che potevano essere quelli che appunto dovevano essere. Allora, il congresso di Vienna, dicevamo, vuole determinare questo nuovo assetto dell'Europa, e l'ho detto più volte anche prima. E come lo fa? Lo fa portando praticamente tutti i più grandi plenipotenziari, tutti i più grandi ministri, tutti i sovrani, o quasi tutti, a Vienna, in questa grande kermesse che possiamo definire kermesse diplomatica. Vi faccio una cosa così particolare per quanto riguarda la mia esperienza giornalistica. Nel 2007 sì, sono stato ad Heiligendamm, dove praticamente ho fatto dei servizi appunto per il mio giornale, per il Gazzettino, dove avevo descritto quello che era quello che era la preparazione del famoso G8 sul Baltico, e sono stato nello stesso albergo dove c'erano dove sarebbero arrivati poco dopo la Merkel, Putin, Bush, eccetera, eccetera, e ho visto tutto quello che era stata la preparazione di questo vertice, che sarebbe durato poi 3 giorni. Pensate, e quindi tutte le condizioni di sicurezza, tutto quello che era stato organizzato, è stata una bellissima esperienza dal punto di vista giornalista. E allora, facendo quel parallelo, mi immagino cosa poteva essere successo al congresso di Vienna, dove i reali ci sarebbero stati per dei mesi, dove c'erano tutti i ministri, dove praticamente sarebbero arrivate delegazioni su delegazioni di varie parti del mondo. Di tutte le parti dell'Europa sostanzialmente, perché ecco, queste sono delle situazioni che possono dare l'idea di quello che poteva succedere in una città come Vienna, circa 250.000 abitanti, una città pulita, una città organizzata, che però veniva fuori da un periodo assolutamente disastroso, perché l'Austria, come abbiamo visto, era stata sconfitta praticamente sempre da Napoleone. Era andata sostanzialmente in bancarotta nel 1811, insomma c'era una situazione economica che era una situazione economica molto difficile, c'erano delle state, poi sarebbero state anche delle carestie, insomma erano dei grossi problemi. Nonostante tutto l'Austria riesce a organizzare un congresso molto significativo, molto importante, un congresso nel quale tutti quanti si sarebbero trovati bene. È vero che sarebbe costato un'ira di Dio di soldi, lo chiameremo così, però si dovevano creare le condizioni affinché ci fosse fosse mantenuto e fosse dimostrato il prestigio internazionale di questa nazione, soprattutto della dinastia degli Asburgo, la quale avrebbe ritrovato, diciamo così, il suo prestigio proprio con l'organizzazione di questo grande congresso di cui dicevamo. E quindi il congresso di Vienna avrebbe avuto che cosa? Dicevamo i grandi protagonisti diplomatici, grandi protagonisti appunto i reali, ma c'era tutta un'organizzazione che creava quello che dicevamo l'indotto, cioè centinaia di carrozze per portare in giro queste persone, palazzi che sono stati
restaurati in qualche modo, e dove dovevano intervenire non solo i reali, e quello si faceva anche presto perché 4 o 5 palazzi grossi si potevano trovare, ma dovevano intervenire tutte le delegazioni, quindi c'era tutta l'organizzazione dei segretari, di tutte le varie personalità che dovevano gestire questa cosa. E state attenti che non c'erano soltanto i paesi di prima fascia, come dicevamo, cioè l'Austria, Russia, Prussia, Inghilterra e poi la Francia, c'erano anche quelli di seconda fascia come la Spagna, il Portogallo, eccetera, e poi anche i paesi più piccoli, perché partecipavano tutti, ma non solo partecipavano quelli, ma partecipavano anche i vari pretendenti dei vari ducati, controducati, tutto quanto quello che c'era, dei vari stati, cioè anche i pretendenti per avere un loro spazio dal punto di vista diplomatico, dal punto di vista statuale, partecipavano. Quindi capite, c'erano delle delegazioni molto grosse, ad esempio gli stati più importanti, le potenze più importanti avevano delegazioni di 30-40 persone, però c'era tutta quanta questa pletora di persone che andava a implorare, o a dire ci siamo anche noi, quindi anche noi abbiamo diritto di. Pensate che la Germania, che non è come la conosciamo noi, ma era una serie di ducati ancora più spezzati dei nostri, di quelli dell'Italia, erano circa 300 i ducati, e quindi questi 300 ducati avevano tutti quanti i loro duchi, i loro pretendenti e così via. Quindi capite quale sforzo organizzativo c'era stato, ci sono dei calcoli, insomma, non entriamo nei particolari, c'erano dei calcoli di quello che è costato anche in termini organizzativi tutta quanto questa cosa. E arrivarono milioni di persone, perché arrivarono curiosi, arrivarono giornalisti, arrivarono, insomma, tutto un movimento che avrebbe portato per circa 6 mesi il Vienna al centro dell'Europa. Quali sono stati i protagonisti? I protagonisti ne vediamo alcuni qui. Allora, il primo è Carlo Maurizio Talleyrand, che è molto famoso perché era stato il ministro di Napoleone fino a un certo momento, poi intorno al 1810 aveva abbandonato Napoleone ed era passato praticamente alla parte di Borbone, un furbone di prima categoria, perché lui era stato vescovo di Autunno, poi naturalmente era stato vescovo per modo di dire, aveva abbandonato tutto per seguire la rivoluzione francese, era stato accanto a Napoleone, era stato un po' uno stratega di quella che era l'idea di Napoleone. Ed era passato invece al servizio di chi? Dei Borbone, e quindi era passato al servizio del re Luigi XVIII, il quale sarebbe rimasto, dopo lo vediamo, sarebbe rimasto a Parigi, mentre Talleyrand sarebbe diventato il primo potenziale. Al suo fianco Robert Stuart, Lord Castlereagh, che vediamo qui, è stato il ministro degli esteri inglesi di Lord Liverpool. Intanto in Inghilterra il re Giorgio III era malato, aveva problemi di pazzia e quindi, aveva dato il carico al figlio Giorgio IV di fare reggente sostanzialmente, però la politica era, poi tra l'altro in Inghilterra avevano già un sistema parlamentare ben avviato, la politica era in mano al primo ministro Lord Liverpool e Castlereagh era il suo ministro degli esteri. Che avrà anche una brutta fine qualche anno dopo. E poi l'Inghilterra aveva naturalmente un altro personaggio importantissimo che conosciamo tutti, Arthur Wellesley, Duca di Wellington. Dopo sapete tutti quanti chi era, e quindi non andiamo a approfondirci di più. Per l'Austria il plenipotenziario era Clemens von Metternich, Francesco I era l'imperatore. Poi c'era un personaggio che era importantissimo, che era il cardinale Ercole Consalvi, che era il segretario di Stato del Papa. Ed è stato uno dei personaggi che ha caratterizzato la politica dello Stato Pontificio praticamente dal 1800 fino al 1824, quando è morto. È stato celebrato proprio l'anniversario della morte nello scorso mese di gennaio a Roma, con un convegno in Vaticano, che è stato un convegno internazionale di 2 giorni veramente molto, molto ampio, ho partecipato, ero presente anch'io, è stato veramente un convegno dove hanno partecipato molti esponenti, molti studiosi, anche di parte vaticana, ed è stato un personaggio di notevole spessore,
è un, che, aveva, che si era opposto a Napoleone, era stato quello che aveva fatto in modo che venisse eletto Pio VII e soprattutto aveva condotto in maniera molto abile la politica estera dello Stato della Chiesa. Altri protagonisti sono Alessandro I, che era lo zar di Russia, che era un personaggio un po' particolare, nel senso che era un po' dominato da una sua funzione mistica, no? Quasi quasi si sentiva un po', tra virgolette, unto da Dio per portare la pace, per essere il governante dei vari popoli, eccetera. Poi c'era Federico Guglielmo di Prussia, il quale era stato anche lui uno degli oppositori più forti di Napoleone, costretto alla guerra contro la Russia, ma dopo si era staccato anche lui, come abbiamo visto che aveva fatto anche l'Austria. E poi Carlo Nassarode, che era praticamente il plenipotenziario, ministro di Alessandro I. Poi ancora von Humboldt al centro, che era il fratello del grande scienziato, e poi il principe di Hardenberg, che erano per la Prussia. Poi vediamo, ho messo qui in questa diapositiva anche il principe de Ligne, che è un personaggio molto particolare, aveva 80 anni, poi morirà proprio durante il periodo del congresso, e che era un po' l'animatore, o quello che era un po' l'influencer delle feste e degli incontri che c'erano. Era un personaggio molto particolare e anche abbastanza simpatico da un certo punto di vista, era quello che animava le feste e soprattutto coniava il motto che il congresso danza ma non avanza, nel senso che il congresso ci avrebbe messo praticamente 6 mesi per svolgersi completamente, però faceva conto anche di quelli che erano gli aspetti, diciamo così, che poi vedremo anche veramente, che erano anche gli aspetti mondani, un po' fuori di quelle che erano le sessioni di lavoro, che addirittura furono 47 le sessioni di lavoro, cioè non pensate che fossero andati là per divertirsi, erano 47 sessioni che avevano trattato, e dopo vedremo quali problemi trattavano. Seguono il congresso del loro 16, il Papa Pio VII, che era rientrato a Roma dopo il periodo di esilio di Napoleone, sempre nel 1814, Luigi XVIII, che dicevamo era rimasto in Francia, e poi Gioacchino Murat, che era il parente di Napoleone, era il cognato di Napoleone, il quale era rimasto a Napoli. Perché? Perché la situazione del regno di Napoli era quella, in quel momento era più confusa. Addirittura pensate che a Vienna ci sarebbero state 2 delegazioni per il regno di Napoli, una che perorava la causa di Gioacchino Murat, la seconda che perorava la causa di Ferdinando IV di Sicilia di Borbone, quale era sotto protettorato dell'Inghilterra in Sicilia, però ovviamente pensava di ritornare in quelli che erano i suoi domini. Quindi capite che qui si muovono un po' tutti. Ecco, come dicevo prima, a Napoli ci sono proprio le 2 famiglie, le 2 dinastie contro per Napoli, perché da una parte vediamo il Ferdinando IV con la moglie, che era un Asburgo, era Maria Carolina d'Asburgo, personaggio difficile da gestire, tant'è vero che addirittura dava fastidio agli inglesi, che erano i protettori di Ferdinando IV, e a un certo momento deve farla tornare in Austria, tant'è vero che lei morì in Austria proprio nel 1814, perché qui non possiamo andare d'accordo con lei, quindi ti proteggiamo noi come inglesi e tu la mandi via, tanto è vero che se n'è andata in Austria ed è morta là. E poi a destra vediamo la famiglia di Gioacchino Murat con la sorella di Napoleone e i 4 figli che appunto rimarranno fino al 1815, dopo vediamo cosa succede. Le feste, si è parlato molto delle feste. Le feste erano importanti perché intanto davano un quadro che erano degli incontri sostanzialmente fuori dagli schemi, cioè c'erano queste riunioni durante le varie giornate, plenipotenziari, ministri e cose di questo genere, e poi alla sera c'erano questi avvenimenti mondani che chiamavano tantissima gente, che chiamavano tantissimo pubblico, e quindi c'erano tutti quanti questi movimenti, ed erano utili per colloqui informali, per la diplomazia segreta. Non ci dimentichiamo che c'era un servizio di spionaggio che era una cosa mica da poco, perché tutti quanti erano lì che stavano cercando di
capire quelli che erano i segreti dell'uno, dell'altro, dell'altra parte. È una cosa, cioè, c'è il barone Hager che aveva fatto un servizio di spionaggio, dovevano sapere un po' cosa si diceva uno con quell'altro, perché diplomaticamente sapete, le spie ci sono anche adesso, non è che si è cambiato assolutamente niente. Adesso sono le spie più informatiche che non altro, invece si informavano direttamente e avevano vari sistemi per poter capire quello che succedeva. E c'erano queste serate in questi saloni di Vienna, eccetera. Soprattutto c'erano dei personaggi altrettanto importanti, le donne del congresso di Vienna sono state delle dame del congresso di Vienna, sono state delle dame molto importanti. Io ve le faccio vedere qualcuna. Ekaterina Bagration, che era la moglie, l'ex moglie praticamente, la vedova di un ufficiale russo che era morto durante la campagna di Russia di Napoleone, e poi si era presentata appunto al congresso ed è stata naturalmente, siccome in principio delle cose, ad esempio era stata una delle prede, tra virgolette, di cui si era invaghito lo zar Alessandro I, quale, come Tombello e Fanz, si dava anche da fare. Poi ho messo Dorothea Talleyrand Périgord e Guglielmina Sagan di Curlandia. Perché? Perché Dorothea Talleyrand Périgord Dorothea e Guglielmina erano sorellastre, perché erano figlie del duca di Curlandia, e Curlandia che è una parte della Lettonia che poi era stata annessa alla Russia. E Guglielmina era diventata amante di Metternich per un paio d'anni, e Dorothea invece era diventata la nipote acquisita di Talleyrand, ma era talmente acquisita che il nipote di Talleyrand non si interessava di lei, ma se ne interessava lo zio, il quale se l'era portata con sé a Parigi, ed era diventata praticamente, sarebbe diventata l'amante, no? di Talleyrand. Cioè, tra l'altro io ho fatto una ricerca, uno studio su questo rapporto che ho pubblicato per c'è in internet, e che ho pubblicato per degli amici della Calabria, e parla proprio di questo rapporto, di questa ragazza giovane che era diventata praticamente l'animatrice di queste serate, dove c'erano questi salotti nei quali appunto arrivavano i vari ministri, eccetera, si parlava di varie cose e così via. E di queste feste, naturalmente, erano donne bellissime e che erano molto, molto desiderate, quindi anche questi incontri e avevano però una grande capacità di influire. Ad esempio, Bagration si ferma l'imperatore e gli dice: fai così, fai questo. In casa, cioè in un castello di Guglielmina e Sagan, che cosa succede? Succede che si incontrano i vari ministri nel 1813, dopo cioè prima del cambio delle alleanze con Napoleone, e lì in casa sua si organizzano, c'è anche lei, e organizzano che cosa? La resistenza contro Napoleone, cioè il cambio delle alleanze, e viene nel castello di Guglielmina, che sarà l'amante di Metternich, il quale scriverà addirittura 600 lettere in 2 anni. Che vuol dire? E la cosa mi ha un po' stupito, perché penso uno che ha 24 ore al giorno da fare il diplomatico con tutto quanto quello che lui aveva, però siccome aveva anche del tempo per andare a scrivere una lettera al giorno, perché 600 giorni, 600 lettere, facciamo conto in 2 anni, e quindi capite che aveva, cioè praticamente erano personaggi importanti, perché questi si confidavano con loro, come il marito si confida con la moglie, anche si confidavano appunto anche con loro. Poi ce n'erano delle altre, le altre dame del congresso, erano delle cantanti, delle ballerine, delle duchesse. Ad esempio, Teresa Turnuntaxis, c'è ancora questo nome che gira, ma vi racconto un particolare: durante il periodo di Giuseppe II era stato istituito nell'impero asburgico il servizio di posta che era stato privatizzato ed era passato alla famiglia Turnuntaxis, e lo avevano organizzato, avevano preso dei soldi da questo servizio di posta, servizio di posta che funzionava benissimo. Turnuntaxis erano diventati molto ricchi proprio perché si erano arricchiti grazie alla concessione di questi servizi postali.
una donna bellissima, che è lei animatrice di queste serate, ma c'erano anche tante altre, adesso non andiamo troppo, non facciamo troppo gossip. Una donna molto importante era anche Maria Luisa, la quale aveva abbandonato Napoleone, non l'aveva più visto, Napoleone era all'Elba, lei lo voleva, cioè voleva, Napoleone voleva che ricordasse il figlio, eccetera, ma naturalmente lei, già che l'aveva sposato un torto collo per ragioni di Stato, ben se ne guardava di andare da Napoleone, lasciato il figlio a Vienna, con il figlio a Vienna, Napoleone Francesco, il quale poi rimarrà a Vienna come duca di Reichstag, morirà a 21 anni, molto giovane, però non avrà mai avuto, non avrebbe mai avuto quelli che sarebbero stati i suoi, diciamo, i suoi diritti, come avrebbe voluto Napoleone, che l'aveva addirittura proclamato re di Roma. Queste serate erano orientate anche dalla musica. E chi era il compositore ufficiale del Congresso di Vienna? Niente meno che Ludwig van Beethoven, personaggio non da poco, di poco conto, il quale inizialmente era stato molto favorevole a Napoleone, perché l'aveva visto come liberatore dei popoli, eccetera. In realtà era stato anche lui deluso da Napoleone. Tant'è vero che prima gli aveva dedicato una sinfonia, dopodiché non l'ha più dedicata a lui, ma era diventato, aveva creduto ed era stato ingaggiato, diciamo così, ingaggiato a Vienna, ed era diventato appunto il compositore ufficiale del Congresso di Vienna. Tant'è vero che durante il congresso eseguì il momento glorioso del Reiche Augenblick, aveva lode a Wellington, cioè la vittoria di Wellington. Vittoria di Wellington perché Wellington aveva battuto in Spagna i francesi, e poi la settima sinfonia, presentò la settima sinfonia. C'era un altro personaggio che era molto vicino a noi, ed era Antonio Salieri, che è di Lignago, che sapete benissimo, c'è anche il teatro dedicato, che era stato veramente un personaggio molto importante nell'Europa del Settecento, ed era diventato il maestro di corte di Vienna, e aveva fatto diverse opere, eccetera. Tra l'altro non era stato solo Beethoven a fare questi grandi concerti, ma ad esempio lui aveva organizzato e diretto un grandissimo concerto con centinaia di orchestrali con migliaia di persone che avevano assistito a questo concerto durante il periodo di Vienna. Poi sapete, ha avuto una pessima reputazione dal film di Milos Forman, no? Che è per gran parte inventato, no? Che sembra che quasi che lui avesse voluto per invidia uccidere Mozart e cose di questo genere qua, cose che non stavano né in cielo né in terra. Tra l'altro Mozart, i figli di Mozart andavano a scuola da Salieri. Però insomma, il film era bello, fatto bene, congeniato, però molto spesso ci sono delle cose che vengono tramandate per vari film e vengono conosciute da questo, ma vengono conosciute in maniera distorta. In realtà Salieri non è mai stato un potenziale assassino anche morale di Mozart, ma semplicemente Mozart, poverino, è morto di problemi renali molto gravi e che non erano riusciti a risolvere, ed era molto molto giovane, tra l'altro sappiamo un po' tutti come era finito. Ecco, quindi questo era il quadro nel quale si fossero queste tentative. C'era un quadro che poi era quello che era collegato anche alla satira, perché c'erano delle vignette, c'era una stampa che era sostanzialmente abbastanza libera, no? di scrivere, e quindi c'erano queste vignette, il concerto d'Europa, perché tagliavano e cucivano questi vari stati, eccetera, eccetera, cosa anche abbastanza simpatica. Ci sono diverse vignette, no? che illustrano questi personaggi. Ma torniamo al discorso politico vero e proprio. Allora, ci sono degli elementi importanti, perché intanto ci sono degli obiettivi: disegnare la nuova Europa. E come si disegna la nuova Europa? Allora, detto che, come abbiamo detto prima, che la Francia deve rimanere all'interno dei suoi confini del 1792, dobbiamo creare le condizioni affinché la Francia non si espanda di più, perché il pericolo era proprio quello per gli altri paesi. E allora si pensa di creare un cordone di piccoli stati, o di stati piccoli, diciamo così, gestibili, da chi? Naturalmente in particolare dall'Austria, ma anche un po' dalla Prussia, che fanno da cordone praticamente da nord a sud a fianco dell'Austria.
e sono quindi gli staterelli dei 300 ducati che c'erano in Germania, vengono ridotti a 30, che è una bella semplificazione da un certo punto di vista, per cui faranno 270 duchi scontenti di quello che è successo, sì. E dall'altra parte ci sarà, poi c'è la Confederazione Elvetica, e poi subito l'Italia. L'Italia che sarà divisa, che rimarrà, dovrà rimanere divisa in vari stati. E poi vi dico anche perché. Viene divisa in vari stati perché intanto viene conservata, non c'era un afflato nazionale condiviso naturalmente, come dicevamo prima, ma poi viene conservata una divisione che era sostanzialmente quella che c'era precedentemente. Naturalmente spariscono le repubbliche, perché il tema principale del congresso di Vienna qual era? Era quello di eliminare qualche cosa che non rimanesse, non desse seguito o non mantenesse il concetto di successione dinastica. Cioè, praticamente una dinastia aveva il suo, come diciamo prima, aveva il suo popolo, no? Chi non era protetto da una successione dinastica, come abbiamo visto prima, non aveva avuto grande voce in capitolo. E quindi i vari stati che c'erano servivano poi per compensare, per tutta una questione di compensazioni tra gli interessi delle singole famiglie. Tant'è vero che cosa succede? Succede che, siccome l'Austria deve controllare l'Italia proprio in funzione antifrancese, allora ci sono i Savoia che erano stati contro i francesi, avevano mantenuto il loro Piemonte. Poi l'Austria si sarebbe espansa e avrebbe espanso il suo dominio sul Lombardo-Veneto, perché avrebbe stata cancellata già nel 1797 la Repubblica di Venezia, che come sappiamo era moribonda e non aveva più nessuna forza, e quindi era stata facilmente conquistata da Napoleone e poi barattata con l'Austria. E dall'altra parte i ducati erano stati affidati alle famiglie che erano vicine all'Austria, poi il Granducato di Toscana erano i parenti di Francesco I, perché Toscana-Lorena e Asburgo-Lorena, poi c'era lo Stato della Chiesa, quindi lo Stato della Chiesa era stato ricostituito sostanzialmente nelle condizioni precedenti, escluso che cosa? Escluso Avignone e il Contado di Nassino, e escluso la Transpadana Ferrarese, cioè il tratto del Polesine che era stato governato dallo Stato della Chiesa, e quindi parlo della zona, una parte della zona del Basso Polesine, tipo Ariano, eccetera, ma parlo anche della zona ad ovest di Rendinara, quindi a sud ovest di Rendinara, quindi parliamo di Occhiobello, parliamo di Trecenta, parliamo di Fieso e così via, dove c'era stata ovviamente una grossa influenza da parte del Ferrarese e dello Stato della Chiesa. E c'è stato il problema dei confini. Tra l'altro una delle ipotesi era quella di fare il confine del Lombardo-Veneto nell'asse principale del Po, come sarebbe stato poi successivamente, come è tutt'oggi, ma addirittura con il Po antico, cioè fino al Po di Primaro. Quindi ci sarebbe stata la possibilità che la parte, diciamo così, di Comacchio, la parte di quella che noi chiamiamo dei Lidi, la parte del Ferrarese, potesse entrare nei domini dello Stato della Chiesa, dell'Austria. Lo Stato della Chiesa invece rivendicò quei territori e ci fu fatta questa compensazione, appunto, che le legazioni sarebbero rimaste allo Stato della Chiesa, e che avrebbe però perso avrebbe perso la Transpadana Ferrarese. Anticipo una cosa: quando venne firmato il trattato finale del congresso di Vienna, cardinale Consalvi non lo firmò, perché avevano tolto lo Stato della Chiesa proprio la Transpadana Ferrarese. Cioè, siamo stati importanti anche per quello dal punto di vista del congresso di Vienna, oltre naturalmente ad Avignone, che era la residenza storica dei papi, eccetera. Ecco, quindi capite. Allora, questo assetto poi determinava che cosa? Determinava che questi piccoli stati sarebbero stati tutti quanti sotto l'egida dell'Austria. Dall'altra parte, Spagna e Portogallo, va bene, la Spagna sostanzialmente si era creata una propria indipendenza, il problema sarebbe stato ad est.
A destra c'erano due casi spinosi, come era stato il caso spinoso quello dell'Italia. Il caso spinoso numero uno era quello della Polonia, il caso spinoso numero due era quello della Sassonia. Il duca di, lì ci fu la crisi più grossa all'interno del congresso di Vienna. Congresso di Vienna, nel quale appunto la crisi maggiore fu come chi avrebbe gestito la Sassonia e chi avrebbe gestito la Polonia. C'è stata una nuova spartizione della Polonia, come sappiamo, per la Sassonia si arrivò al rischio di, addirittura di una guerra, che si fermasse il congresso e che la parola passasse alle armi, proprio quello che non si voleva fare. Proprio, era proprio una cosa concettualmente contraria a proprio la costituzione del congresso. Resta il fatto che questa situazione fu una situazione che favorì chi? La Francia. La Francia, abbiamo detto che era stata inserita all'interno del concerto delle nazioni, era addirittura la quinta grande potenza. Questa fu un'operazione molto lungimirante da parte dei plenipotenziari delle potenze vincitrici. Perché? Perché non si doveva umiliare uno Stato che tutto sommato aveva fatto questa operazione, diciamo così, guerresca per tutta quanta Europa, non tanto per volontà del popolo francese, ma per volontà di Napoleone e dei suoi parenti. Ragion per cui le responsabilità vennero affidate, vennero scaricate su Napoleone e Napoleonidi, per i quali Talleyrand disse non se ne parla assolutamente, i Napoleoni non devono più avere una loro rappresentanza statale all'interno della nuova Europa, ma la Francia invece partecipò, e partecipò come rappresentante, lì la furbizia di Talleyrand, che è una vecchia volpe della diplomazia, come rappresentante anche degli altri piccoli paesi. Perché? Perché prima vi ho detto che c'erano le varie fasce, no? Cioè la fascia alta, diciamo così, delle grandi potenze, poi i paesi medi, poi i paesi piccoli, e ognuno un po' rappresentava i suoi potenzialmente. La Francia era entrata come rappresentante dei paesi piccoli, di paesi medi, di paesi piccoli, e in pratica doveva essere l'elemento di bilanciamento. Fu l'elemento di bilanciamento proprio nella crisi della Sassonia, perché Talleyrand cioè, riuscirono a combinare la situazione in maniera tale che Austria e Inghilterra da una parte e Russia e Prussia dall'altra riuscissero a trovare una soluzione condivisa per quanto riguarda la sistemazione della Sassonia e della Polonia. Tutte quante queste operazioni che cosa fecero? Ebbero un grosso difetto di fondo, che non tennero conto delle aspirazioni delle varie popolazioni, aspirazioni che non erano state gestite da uno Stato che potesse rappresentarle. Però tutti quanti questi popoli, il popolo italiano, il popolo polacco, il popolo boemo, eccetera, erano inseriti in questi vari imperi e quindi entravano, ma non venivano appunto soddisfatte quelle che erano le loro aspirazioni. C'era una signora, la Maria Valesca, sapete, Maria Valesca aveva sperato in Napoleone che desse la libertà alla Polonia. In realtà non fu così, però lei si era innamorata di Napoleone, gli aveva dato anche un figlio e perorava la causa polacca, no? Poi anche lei, appunto, era stata anche lei delusa da Napoleone. Nel gennaio del 1815 si riuscì a trovare una soluzione che appunto sistemava la questione della Sassonia e la questione della Polonia. Ci fu un altro episodio molto importante. Fuga dall'Elba il 26 febbraio del 1815, quindi in pieno congresso, mentre si discute su una parte o l'altra degli stati, eccetera, a Vienna giunge la notizia che Napoleone è fuggito dall'isola d'Elba. Aveva preparato da tempo la fuga, ma è inutile che ce la nascondiamo, perché la sua intenzione era quella di tornare. Era riuscito a deludere, si era organizzato bene, era riuscito a deludere la sorveglianza inglese, in pochi giorni era arrivato in Francia ed era stato accolto addirittura trionfalmente dalle truppe di Luigi XVIII che erano arrivate per fermarlo. Raggiunge Parigi, riconquista il potere. Nel frattempo però questa cosa si viene a sapere a Vienna. Tra l'altro c'è un episodio abbastanza sintomatico, abbastanza interessante, che il Metternich viene svegliato al mattino alle 7 e si sveglia molto presto, riportano il dispaccio dicendo che Napoleone è scappato dall'Elba, e lui era un po' sonato, cioè, tarda un'ora per prendere
coscienza e vedere questi comunicati. Dopodiché la prima cosa che fa, balza in piedi, parte, siccome erano tutti quanti lì, c'erano tutti quanti i re, tutti quanti i principi, basta, bisogna fermare Napoleone in tutti i modi, vediamo cosa succede, però dobbiamo organizzarci immediatamente. E tutti sono d'accordo, naturalmente, che bisogna fare una coalizione, bisogna comunque fermare Napoleone perché c'era il rischio che le cose tornassero come prima, se riprendeva potere, a parte che la Francia era l'Austria per conto suo. Però si sono messi d'accordo immediatamente per cercare di fermare Napoleone. Perché? Perché Napoleone rappresentava la rivoluzione. E questa rivoluzione era la cosa che spaventava di più, perché la rivoluzione, secondo loro, diceva che essere rivoluzionari creava disordini, creava violenza, creava tutta una situazione che non sarebbe stata più gestibile, come si era dimostrato negli anni precedenti. E quindi c'era questo bisogno di pace, di organizzazione, eccetera, e questi erano ansiosi di creare questo sistema. Uno dice, ma il discorso dinastico, la legittimità, torna indietro l'orologio della storia. Beh, è difficile trovare un criterio alternativo. Cioè, mettiamoci nei panni di questi. Che criterio alternativo potevano avere? Se non cercare di restaurare i legittimi discendenti. Poi, che fosse giusto o non fosse giusto. Era l'età degli imperi, non era l'età delle nazioni. L'età delle nazioni era un qualche cosa che sarebbe stato difficile creare già 100 anni dopo, e la prossima volta vedremo quali disastri saranno combinati dai ministri a Parigi 100 anni dopo. Questi erano 10.000 volte più bravi, non c'è niente da fare. Erano molto più lungimiranti, molto più... No, perché? Perché non si doveva umiliare nessuno, non si doveva cercare... Però questo criterio probabilmente era l'unico criterio logico che si sarebbe potuto adoperare. Poi diciamo che questo avrebbe trasformato un po' tutto come uno stato di polizia, poi lo vedremo più avanti, però in questo momento insomma era il modo per cercare di trovare una pace che per 23 anni l'Europa non aveva saputo godere. E la fuga di Napoleone, che cosa induce chi, Gioacchino Murat, a rompere quello che era la sua alleanza con l'Austria. Parliamo brevemente del discorso di Murat. Murat si era accorto già durante la ritirata di Russia, in cui praticamente Napoleone gli aveva affidato i resti del suo esercito, perché erano morti quasi tutti, 650.000 uomini erano tornati in poche decine di migliaia, si era accorto che Napoleone era finito. E la sua idea era quella di conservare il trono in qualche maniera, e la sua idea è stata quella di allearsi con l'Austria contro chi? Contro Eugenio Beauharnais del Regno d'Italia. Aveva mandato delle truppe, ma le aveva mandate al nord, non era stato molto, non aveva poi una grande forza, era sempre rimasto molto ambiguo, e succede che non era stato poi trattato molto bene anche dalle altre nazioni. E quindi lui era ritornato quando era stato sciolto il regno d'Italia di Beauharnais, era ritornato nei suoi possedimenti, ma sapeva che a Vienna lo avrebbero tagliato fuori, ne era perfettamente consapevole. L'Austria era legata, tutti quanti erano contro di lui, perché i francesi e gli inglesi tenevano per i Borboni, i russi e i prussiani naturalmente anche loro stavano dalla loro parte, praticamente era da solo, sarebbe rimasto assolutamente da solo, e l'Austria aspettava solo che facesse un passo falso per far saltare quella che era stata l'alleanza. E Murat fece il passo falso, perché era stato indotto da Napoleone, con cui naturalmente aveva mantenuto sempre un'ambiguità di rapporti, e fece partire le proprie truppe verso il nord, in due colonne, invase lo Stato della Chiesa, che tra l'altro c'era un grosso contenzioso sulla questione delle Marche, su Ancona, eccetera, e poi era venuto al nord con due colonne, era venuto fino al Piano della Padana, e la prima battaglia che perse contro gli austriaci fu la battaglia di Occhiobello, nell'aprile del 1815, il giorno stesso in cui l'imperatore Francesco I aveva emesso le patenti imperiali per il Lombardo-Veneto, quindi la patente imperiale, era stato sconfitto Occhiobello, due giorni di combattimenti, il suo esercito si stava sfaldando, ha cercato di ricostruire le due colonne, intanto gli austriaci sotto gli ordini del generale Bianchi erano andati alle spalle, a Tolentino
ci fu la battaglia decisiva che sostanzialmente Murat non perse, però c'era troppa confusione, non aveva un esercito organizzato, insomma praticamente il tentativo di Murat, che aveva cercato di sollevare gli italiani per la prima volta con il concetto espresso nel programma di Rimini, dove diceva dovete, l'abbiamo scritto, l'ora è venuta che debbono compiersi gli alti destini d'Italia, la provvidenza vi chiama ad essere una nazione indipendente, sotto chi? Sotto di me, che sono francese. Ma comunque, indipendentemente da quello, apriamo e lo chiudiamo, non aveva avuto nessun effetto, perché? Perché la gente dopo 23 anni, questo lo dico sempre quando vado a parlare di queste cose, per i miei libri, eccetera, e dopo 23 anni di guerra non ne poteva più, e quindi quelli che sono i guerrafondai. Allora, sono tanto contenti nei primi tre mesi, nei primi due mesi, e c'è questa corsa all'intervento, ricordate, nella prima guerra mondiale, erano tutti quanti interventisti, i futuristi, e quelli là, cioè. Ma dopo tre mesi si accorgono che cos'è la guerra, perché si accorgono che muoiono, che c'è fame, c'è disperazione, che sono tutte queste cose qui, morte da una parte e da quell'altra, e allora si accorgono, e allora la guerra non va più bene, e allora diventano tutti pacifisti in ritardo. In realtà anche qui non c'è nessuno più che aveva voglia di combattere ancora, eccetera. Il concetto è questo, che tutte le popolazioni d'Europa in quel momento avevano desiderio di pace, perché le guerre di Napoleone avevano portato 3 milioni di morti. E facciamo il peso, ad esempio in Italia, quante persone erano state mandate a combattere per Napoleone, quante richieste erano state sottratte anche dal territorio italiano per finanziare l'esercito francese, quante opere d'arte erano state portate via. Questi sono i concetti fondamentali, quelli che la gente non ne poteva più della guerra, per cui tu puoi arrivare con i più bei proclami di questo mondo, perché anche il proclama era bello, non l'aveva scritto Murat, l'aveva scritto il Pellegrino Rossi, che poi ha avuto una storia del Risorgimento, era stato ministro del Papa, era stato ucciso da Cicero anche, cioè. Tutti quanti questi grandi ideali si scontravano poi col fatto che non ne potevano più, e la gente non ha risposto al proclama di Murat, semplicemente ci ha scritto qualcosa Manzoni, poi si è fermato a un certo momento, perché Manzoni sapete scriveva sempre a posteriori, cioè scriveva in quel momento, poi tirava fuori il posteriore, perché non era proprio un grande, un cuor di leone per certe cose. Comunque, al di là di queste osservazioni, diciamo che Murat fallisce, nel giro di due mesi perde il suo regno, va a finire, e finisce anche male, perché tenta di rifare la stessa operazione che Napoleone aveva fatto in Francia, la fa a Pizzo Calabro, ma appena arriva lo prendono e lo consegnano ai Borboni, e c'è nelle varie descrizioni molto interessante, c'è quella di una donna che dice io sono il vostro re Gioacchino Murat, eccetera, e allora una donna dalla finestra gli dice tu hai portato via tre figli che mi hai portato li hai portati in Russia e non sono più tornati. E questo è anche qui finisce così, insomma, anche se Murat era un re riformatore, eccetera. Il fallimento di Murat, dicevamo, nuova Europa. Si crea una nuova Europa. E vedete, se vi ricordate quello che abbiamo fatto vedere prima, come cambiano le situazioni. Si mantengono ovviamente gli imperi, vengono mantenuti, come dicevamo, viene mantenuta quella colonna centrale di cui dicevamo prima, perché? Per evitare che i tedeschi e i francesi vengano a contatto. Anche qui una cosa molto lungimirante, perché tra Francia e Germania c'era una rivalità che si sarebbe sfogata quando? Una volta che sono stati costruiti i due stati che avrebbero modificato l'assetto del congresso di Vienna, cioè l'Italia, i due stati nazionali e la Germania, la prima roba che ha fatto una delle prime cose che ha fatto la Germania Unita è stata quella di fare la guerra alla Francia. Perché? Perché nel 1871 ci sarebbe stata la guerra tra i prussiani, tra la Prussia e la Francia. E poi ce ne sarebbe stata un'altra invasione tedesca nei confronti della Francia nella prima guerra mondiale, e poi ce ne sarebbe stata un'altra ancora nel 1939-40. Cioè, capite che qui. Cioè, anche qui erano delle popolazioni, cioè degli stati che erano in forte rivalità, in forte lotta, e creare uno stato, degli stati cuscinetto, poteva essere un'idea positiva.
Poi, che cosa c'era? La nuova Europa, assetto dell'Italia, come dicevamo prima, l'abbiamo già spiegato, insomma, l'abbiamo già ridotto, quello che si vede è che non ci sono delle grandi novità. Però l'Austria, come è protettrice, diciamo così, della nazione tedesca, della Germania, degli stati, dei ducati della Germania, è anche protettrice, tra virgolette, dell'Italia. C'era una blanda, siccome non c'era più il Sacro Romano Impero, in Germania ci sarebbe stata una blanda raffigurazione, un blando riassetto sotto l'Austria, per i famosi 30 ducati di cui dicevamo prima, trentina di ducati, direttamente controllati dall'Austria, la Confederazione, mentre si voleva fare una confederazione anche in Italia, ma questa non la fecero. Perché? Perché per un motivo o per quell'altro, soprattutto per la presenza dello Stato e della Chiesa, la Confederazione non era gradita. E quindi l'Austria mantenne naturalmente la propria capacità sull'Italia per diversi anni, però gli Stati rimasero abbastanza indipendenti l'uno a quell'altro, rispetto a quell'altro e soprattutto rispetto all'Austria, nonostante che ad esempio a Parma ci fosse chi? Maria Luisa d'Austria, ci fosse a Modena, in Toscana, sì, i parenti degli Asburgo, per carità, finché vogliamo, però sostanzialmente c'era una maggiore indipendenza, tra virgolette, relativa rispetto a quello che sarebbe successo in Germania. Poi, come dicevamo prima, Russia e Prussia e l'Austria si dividono Polonia e Sassonia. Quali sono gli effetti del congresso di Vienna? Ci sono degli effetti che sono molto molto importanti. Al di là di questo riassetto dell'Europa, che piaccia o no, aveva soffocato, e non possiamo dimenticarlo, le aspirazioni dei vari popoli, e aveva creato le condizioni, perché quello che poi vedremo sarà una serie di stati di polizia. Ma ci furono degli aspetti che sono stati molto molto importanti. Soprattutto tre aspetti secondo me. Primo, la libera navigazione dei fiumi. La libera navigazione fluviale, perché era una cosa molto importante. Tra l'altro c'è un bellissimo fascicolo che io ho visto all'Archivio di Stato di Venezia, dove parla di tutti i problemi che si creano con la libera navigazione sui fiumi, dove sul Po, perché ci sono tutti quanti gli aspetti diplomatici che poi verranno diciamo così, discussi con vari trattati, eccetera, proprio per la navigazione sul Po tra Lombardo e Veneto e lo Stato della Chiesa. Allora, prima cosa. Seconda cosa, l'abolizione della schiavitù. In realtà l'abolizione della schiavitù non fu una cosa così immediata, da oggi non fu. Non sapete. Intanto la prima cosa era che l'idea di abolire la schiavitù era partita ancora dal Papa Benedetto XIV, quindi siamo ancora molti anni prima, perché dal punto di vista, diciamo così, etico, anche la Chiesa si era accorta che non era, che la cosa non aveva un suo significato etico-morale. Poi la seconda questione era che gli inglesi erano diventati contrari alla schiavitù, nonostante per molti anni avessero anche loro fatto i negrieri e avessero prosperato con il commercio degli schiavi. Ma soprattutto ci si rese conto che anche le popolazioni di colore avevano gli stessi diritti e quindi proprio nell'ambito di quelle che erano le concezioni che erano nate dalla rivoluzione francese ci sarebbero state delle condizioni per creare e per dare dei diritti. Perché parliamo nel caso della schiavitù, ma parliamo anche in generale dei diritti, perché tanti di quei concetti, quelli positivi che erano stati trasmessi dalla Rivoluzione Francese e da Napoleone, non furono assolutamente disattesi nel Congresso di Vienna. Perché? Perché ad esempio i vari codici, le varie semplificazioni, le varie riunificazioni che aveva fatto Napoleone erano state mantenute. E anche dal punto di vista amministrativo, come dicevamo prima, ci fu una maggiore uniformità dal punto di vista amministrativo. Perché? Perché, ad esempio, quello che era il prefetto, la concezione dello Stato centralista di Napoleone, era stata mantenuta dove, ad esempio, qui da noi c'era l'imperiale regi delegati, che non è nient'altro che i prefetti, e quindi facevano capo. Quindi la divisione
amministrativa, certi concetti di amministrazione erano stati mantenuti anche le donne. Non ci si, cioè nessuno dei sovrani dopo il congresso di Vienna poteva far finta di pensare che non ci fosse stata una rivoluzione creata dal punto di vista organizzativo, amministrativo, politico da Napoleone. Quindi capite che certe cose positive che erano successe nei turbolenti vent'anni precedenti erano state mantenute. La schiavitù è stata abolita come? È stata abolita innanzitutto impedendo la tratta, no? E quindi la creazione di nuovi schiavi, l'acquisto di nuovi schiavi, ma soprattutto la riduzione delle condizioni di schiavitù, che ad esempio la schiavitù è stata proibita nel 1816 in Italia, per dire, quindi la presenza di persone che potevano essere schiavi portate da una parte o da quell'altra, praticamente in tutta quanta Europa la cosa aveva avuto una sua evoluzione. Chi invece non l'aveva recepito erano stati quali? Gli stati, soprattutto lo stato francese, perché i francesi avevano ripristinato ad Haiti con Napoleone, avevano ripristinato la schiavitù, e il re Luigi XVIII faceva fatica a fare in modo che venisse abolita la schiavitù. Perché? Perché molta dell'economia coloniale era un'economia che era basata appunto sull'utilizzazione degli schiavi. E quindi chi aveva possedimenti coloniali, soprattutto come anche i francesi e gli spagnoli, insomma, facevano più fatica ad abolire la schiavitù, che verrà abolita sostanzialmente alcuni anni, cioè qualche decina d'anni più tardi. Che cosa succede? Succede un'altra cosa importante. Abbiamo visto il fallimento di Murat, il congresso di Vienna si chiude proprio quando? Si chiude all'inizio del mese di giugno, quando viene firmato l'atto finale, che viene firmato praticamente da quasi tutti, non viene firmato dall'Impero Ottomano perché sostanzialmente era stato tenuto ai margini, non viene firmato dallo Stato della Chiesa, viene firmato qualche mese dopo dalla Spagna, se non mi sbaglio, o dal Portogallo. Comunque, al di là di questo, tutti quanti sono d'accordo, c'è una serie di articoli che stabiliscono quello che è quello che sono le varie situazioni. Esiste però un problema che se ne erano accorti immediatamente, quello di Napoleone. Napoleone deve essere fermato, e dove lo fermano a Waterloo, perché Napoleone, visto che stanno arrivando le forze della coalizione, va nel Belgio, cerca di fermarli prima che invadano la Francia. Naturalmente sappiamo che viene sconfitto. La questione è stata piuttosto, la battaglia è stata una battaglia molto, molto pesante, e sappiamo perfettamente come è successo, eccetera. È stato già parlato anche in altri incontri qui organizzati da Larci. E quindi niente, il 18 giugno 1815 finisce definitivamente la papera di Napoleone, il quale viene effettivamente spedito all'isola di Sant'Elena, ben distante, perché basta. Non hanno bisogno di creare dei martiri, non vogliono ammazzarlo, non vogliono processarlo, né niente. Prendi su, vai via, vai là e non tornare più. E questo un po' è quello che succede. E succede che cosa? Succede che una delle cose stabilite nel congresso di Vienna è anche quella che, siccome i francesi avevano portato via un sacco di opere d'arte, queste opere d'arte dovrebbero ritornare. E chi è colui il quale sarà l'artefice di questo recupero delle opere d'arte, soprattutto dall'Italia, perché dall'Italia non hanno portato via francesi? Sarà niente meno che Antonio Canova, il grande scultore neoclassico che conosciamo tutti quanti, eccetera, il vicentino. Personaggio è il quale va a Parigi e comincia a fare l'elenco di quelle che sono state le opere portate via allo Stato della Chiesa. Gli dà l'incarico il cardinale Consalvi. Questo recupero delle opere d'arte è una cosa piuttosto faticosa, perché i francesi, anche se sono quelli di Luigi XVIII, se le volevano tenere loro, naturalmente, sono arrivate qui, eccetera. Tant'è che a un certo punto, tra l'altro, Canova, c'è una cosa abbastanza curiosa, Canova sa che è una cosa, non è giovanissimo, ma sa che è una cosa molto importante, sa che potrebbe essere una cosa anche pericolosa, e prima di partire, per andare in Francia per testamento, non è piuttosto curioso, comunque va in Francia e gli dico ma no, ma sì, ma gli tirano fuori un sacco di problemi, un sacco di
ostacoli. Poi a un certo momento vado a mettermi e dice: ma scusi un attimo, qua cosa facciamo? Voi siete voi i protettori in un certo senso di questa situazione, eccetera. Avete fatto il trattato, i trattati, e questi qua non si vogliono restituire le opere d'arte. E allora Metternich fa, induce Luigi XVIII a far aprire i forzieri, far aprire i musei, eccetera, e Metternich, scusate, e Canova si porta indietro praticamente dei carri, una lunga fila di carri, e guarda, riporta in Italia tante di quelle opere d'arte che erano state portate via da Napoleone. Quindi questo è un po' il senso. Che sono rimaste ancora tante là, però. Ne sono rimaste tante là, sì. Addirittura da Venezia si è portato via una chiesa. Hanno portato via tante cose, sì, sicuramente. Però, insomma, si è portato via quello che si poteva portare via. Sicuramente ormai l'arte è un patrimonio mondiale. Per cui io dico, va bene, ce ne sono qua, ce ne sono di là. Vai al Louvre, il Louvre è bellissimo, è una cosa meravigliosa. Vai all'Italia, San Pietroburgo è meraviglioso anche quello, l'hanno comprato, eccetera. Ci sono dappertutto, a Londra, in Italia, gli Uffizi, eccetera. Le opere d'arte ormai è giusto che siano fruibili un po' dappertutto, e quindi vabbè, non è un grosso. Cioè, è un problema, però insomma, via, ormai ci sono le condizioni per poter rivedere tutti quanti, insomma, e conservarle, quindi tutto sommato non è poi una cosa così tragica. Quali sono gli effetti? Allora, vediamo un po' se riusciamo ad avere 5 minuti, finiamo tutto. Intanto quali sono stati i risultati del congresso di Vienna? In prima cosa il diritto internazionale moderno, che è basato sull'obiettivo comune di mantenere un equilibrio stabile. Quindi non vengono negate le costituzioni, perché le costituzioni però devono essere favorevoli all'esercizio dei diritti legittimi. E quindi cosa succede? Ad esempio la Francia, che è conservatrice, reazionaria, è una delle prime stati per quali viene consentita una costituzione, che è la costituzione data da Luigi XVIII, una costituzione octroyée, cioè concessa dal re, che però comunque regola i rapporti che ci sono tra il popolo e il governo. Come dicevo prima, i sovrani non possono assolutamente fingere che la rivoluzione non sia mai avvenuta, e quindi recepiscono per gran parte quelle che sono le modalità stabilite dai nuovi codici, dalle cose napoleoniche. L'idea qual è stata? Che ogni Stato deve trovargli tutti i vantaggi a cui ha diritto, e sono stati compiuti sforzi sinceri, questo lo dice Talleyrand, per consentire a tutti ciò che non ha fatto del male e a nessun altro. Questa è stata un'impresa immensa. Doveva ricostruire ciò che era stato distrutto da 20 anni di devastazione, gli interessi contrastanti dovevano essere bilanciati da un'equa contrattazione, gli svantaggi da altri vantaggi, e anche l'idea di perfezione delle istituzioni politiche e nella distribuzione delle forze di costruzione doveva essere considerata per una pace duratura. Quindi questi sono i principi, è una somma, dicono: noi siamo stati bravi e abbiamo fatto questo. I diplomatici di Vienna che cosa fecero? Fecero in quel momento, secondo me, e anche secondo gli studiosi che hanno rivalutato il congresso, forse il miglior compromesso possibile. Certo, le legittime pretese dei popoli come tali, non erano state salvaguardate. Il popolo, cioè questi imperatori, erano convinti che il popolo dovesse esistere a beneficio del proprio sovrano, sostanzialmente. Questa è stata la cosa che ha reso illiberale le costituzioni, tutto quello che è venuto fuori dal congresso di Vienna. Però in realtà questa era la mentalità dell'epoca, no? E quindi su questo è una relativa vittoria delle forze reazionarie, per intenderci. Diciamo che è una relativa vittoria delle forze non rivoluzionarie. Ecco, questo perché? Perché si doveva ottenere che cosa? Due concetti fondamentali: una sovranità ed eventualmente un ordine sociale. Un ordine sociale che solo un imperatore, una struttura consolidata dinasticamente, avrebbe potuto, secondo loro, mantenere e consentire. Il grande punto debole è quello della legittimità, di cui si diceva prima, perché molto spesso non si erano ricostituite le condizioni che c'erano precedentemente, ma forse era giusto farle, poterle ricostituire, che tutte le legittime richieste erano state soddisfatte, sicuramente no, però comunque sarebbe stato un punto debole per i congressisti di Vienna.
Però, nonostante i divergenti interessi nazionali, ci sarebbe stata comunque una omogeneità di comportamento che avrebbe, secondo loro, evitato altri atti di violenza o contenimento della violenza. Il sistema di Vienna divenne comunque un sinonimo di conservatorismo. Questo è inutile che ce lo neghiamo. Non lo negano neanche gli storici che hanno rivalutato il congresso di Vienna. Parlo di Simon, parlo di Kissinger, cioè personaggi che hanno valutato sotto un profilo internazionale questo evento. Perché sarebbe stato comunque un primo atto in base al quale successivamente ci sarebbe stato lo spostamento di questa legittimità che era stata affidata ai sovrani al popolo, ai vari popoli. E questo sarebbe stato quello che poi sarebbe emerso nel 1848 con la famosa rivoluzione dei popoli, che fu il primo elemento che mise in difficoltà il sistema della cosa di Vienna. Però Vienna ebbe il vantaggio che per praticamente un secolo mantenne la pace in Europa, che non è poco. Pensate, ci furono solo due grandi avvenimenti, la costituzione di due grandi stati, uno era l'Italia e uno sarebbe stato la Germania tramite la Prussia. Con la stessa modalità, uno degli staterelli, per noi il Piemonte, per loro, per la Germania e la Prussia, avrebbero unificato i territori di quella nazionalità. E quindi questi sono stati gli elementi che hanno modificato l'assetto del Congresso di Vienna. Ma l'assetto del Congresso di Vienna è rimasto sostanzialmente inalterato, dicevo, fino alla Prima Guerra Mondiale. Quindi questo è stato un... perché? Perché è stato organizzato con i concetti che poi sarebbero stati alla base di che cosa? Addirittura delle Nazioni Unite, perché la politica della concertazione, la politica dell'equilibrio, era una politica estremamente lungimirante, perché nessuno doveva prevalere sugli altri. Una volta determinate le frontiere, non si dovevano più toccare. Questo era poi l'idea della conferenza di Helsinki, poi ci ha pensato Putin a cambiare quella che è stata la conferenza di Helsinki del 1975, dove le frontiere dovevano rimanere intangibili. Adesso chi l'ha sconvolto in Europa è stato Putin con la pressione all'Ucraina. Però il sistema era un sistema basato appunto sull'equilibrio dei poteri, sull'equilibrio delle forze. Nessuno più deve attaccare qualcun altro per questioni di natura territoriale. I meccanismi sono stati meccanismi che sono diventati in un certo senso perversi, come con la Santa Alleanza, che è l'ultimo atto collegato a questo, che dopo ci sarebbero stati successivamente i vari congressi. Però la Santa Alleanza è un qualcosa che viene a latere del congresso di Vienna. Viene firmata intanto il 26 del settembre del 1815, voluta dallo zar Alessandro, e ha tre fondamentali creatori. Il primo è l'Austria, la Russia e la Prussia. Uno Stato ortodosso, la Russia, uno Stato protestante, la Prussia, e uno Stato cattolico, la Francia. L'Austria, scusate. Qual è stato il codice? Intanto si voleva escludere da questo concerto l'Impero Ottomano, perché questa era un'operazione dello zar Alessandro, il quale dice: se noi ci mettiamo d'accordo, qualora ci siano delle condizioni che ci portano ad essere contro la Turchia, naturalmente contro l'Impero Ottomano, naturalmente noi siamo coalizzati e la pensiamo tutti quanti nella stessa maniera. Quali erano le quattro istanze? L'assolutismo monarchico, la impossibilità dei popoli, attenzione, questo è lo strumento repressivo di cui si diceva prima, il divieto ai popoli europei di avanzare richieste di libertà e di indipendenza. Quindi tutto ciò che poteva essere rivoluzionario rispetto al congresso di Vienna doveva essere impedito, anche se eventualmente con la forza, da parte delle nazioni coalizzate che avevano stabilito questi patti. Era un'alleanza tra i sovrani e la Chiesa contro le idee, laiche ereditate dalla rivoluzione francese, e quindi è una collaborazione controrivoluzionaria. E quale sarà il primo atto che la Santa Alleanza metterà
in atto, tra virgolette, scusatemi il gioco di parole, realmente sarà nel 1821 quando partiranno le truppe austriache in questo caso e entreranno nuovamente nel Regno di Napoli per fermare che cosa? Per fermare la rivoluzione, la prima rivoluzione napoletana, il primo moto napoletano. Prima ci saranno due fatti però che cominceranno a mettere qualche cosa sotto a questo sistema, e saranno una Macerata, il tentativo di un moto carbonaro a Macerata, e poi la cospirazione dei carbonari del Polesine, sempre nel 1818. Idee, per carità, fino a quel momento, però c'è qualcosa che muove, qualcosa che ribolle e che ribollirà poi nel 1848. Ecco, questo è un po' il quadro. Spero di non essere stato troppo lungo, vedo che mi avete ascoltato, vi ringrazio tantissimo, scusate del piccolo ritardo di prima, ma insomma penso che abbiamo fatto un quadro di questa situazione. Allora, abbiamo visto il congresso di Vienna, nei suoi lati positivi e negativi, vi do appuntamento a lunedì prossimo, quando, grazie a Buon Piero Camilleri e all'Arci, avremo modo di rivederci chi vorrà, e parleremo invece di quello che è successo nel 1916. A Parigi, a Versailles, e i vari trattati che non è stato solo uno, ma sono stati diversi, e quello che poi sarebbe successo nel 1920. E vedremo, adesso di fronte a questa cosa, vedremo anche le differenze rispetto a quello che succederà successivamente, e sarà una cosa abbastanza illuminante, secondo me. Grazie.